Salve a tutti amici e ben trovati. Io sono il vostro Mitterri e siamo qui per un episodio di Batman Arkham Knight. Dopo l'ultimo episodio in cui ho scoperto dove il buon Spider Bastard sta producendo la sua arma chimica, ovviamente una fabbrica chimica, ora siamo pronti a dirigerci lì con una nuova armatura grazie al Lucius Fox. Bene, tutto questo vanno ciance e che vedo inizio. Let's go! Cavoli, sono stati proprio veloci a portare via tutti dalla città, dovrebbero farlo più spesso. I tuoi alleati non ti aiuteranno stanotte. Ecco lì, buon Spanevastri. Buon ovviamente in modo euforico. Ci stia sempre lì, è pronto a minacciarci. E digli sempre la sua per il modo di stare che faccia, diciamo, farci sentire soli. Mentre da buon aspetto di paura e terrore ci prova anche a metterlo in noi. Ma non ci spaventiamo. Abbiamo visto fa il buon il Robin, che dovrebbe essere il terzo. Così va bene. Che è il terzo dei Robin. Quindi qui abbiamo Dick Grayson, che fu il primo, quello che in un film di Batman vediamo come faceva parte di un gruppo circense e due facce riuscire tutti, anche se nel fumetti si parla di un altro boss della malavita, un certo Tony Zucco. Tim Drake fu il terzo Robin, perché il secondo fu colui, diciamo, che rimpiazzò il secondo e aiutò Batman a riuscire a sorpassare la morte del secondo, ossia Jason Todd, che fu ucciso. E questo portò da un insieme a due facce. E questo portò il bomb e portò Batman a un essere molto più crudele, molto più cruento, insomma, non essere più lui. Tim Drake, che fu diciamo, era presente alla morte dei genitori di Dick Grayson, quindi riconobbe Dick Grayson come primo Robin. L'ho contattato provando a farlo, diciamo, tornare indietro, ma Dick Grayson mai sta venendo in vita da Nightwing, da eroe solitario. Fu così il team che si è prestato a seguire il Robin Jason Todd, e Batman accettò, accettò dopo va espiro tutto, dopo che lui riuscì a smentare un piano di... dopo. Notizie dall'interno? Niente. Pensiamo che una minima parte del personale sia ancora lì, ma nessuno risponde, la struttura è isolata. Se sono ancora vivi, li troverò. Potranno dirci cosa trama lo spaventapasseri. Ma che diavolo? Amico tuo? Sta qui e andrò a scoprirlo. Bene, continuando il discorso di Tim Drake, ci sono stati il numero di personaggio che andremo un po' a capire chi è. Prima devo perlustrare il complesso. Esatto. E come facciamo? Cioè, Tim Drake era riuscito a accettare la battuta dopo che aiutò e risolve un caso delle due facce. E dopo che si allenò in giro al mondo perché lui era figlio di imprenditori molto importanti che continuavano a viaggiare. Comunque, per chi è questo nuovo personaggio? Oracle, chiunque sia, ha radunato un esercito.
serve. Ecco, Ia. Abbiamo delle informazioni da una squadra di servizi segreti in Venezuela. Hanno scoperto una struttura di addestramento con soldati che indossano quello stesso simbolo. Abbiamo solo delle ipotesi su chi li comandasse. Le varie fonti concordano solo sul suo nome. Il Cavaliere di Arkham. Il Cavaliere di Arkham? Decretta le comunicazioni. Devo sapere cosa tramano. C'è dell'altro? Degli operai della Ace Chemicals sono ancora sul posto. Ci aiuteranno a rintracciare lo spaventapasseri e la sua bomba. Devo trovarli. Ogni operaio avrà un suo chip identificativo. Accedendo all'archivio del personale potrò rintracciarli. C'è un terminale della sorveglianza in una cabina vicino a te. Prova lì. Ci sono 5 soldati, ognuno armato e pericoloso. Prima di poter accedere al terminale, dovrò eliminarli tutti. Sì, io arrivo, non ti occupare, ragazzi. Ho fatto fuori questi remang, gli ultimi 2. Doppio capo di terrore. Wow. Batman, questo è molto scenico, diciamo. L'accesso al terminale è sì. Va bene, ok. Vediamo se Oracle aveva ragione. Connessione dati attiva, decodifica dati. Qualcuno dovrebbe aggiornare i protocolli di sicurezza. Oracle, ho i codici personali. Se vado in un punto elevato posso usare lo scanner per trovare i lavoratori. Ok, ti ho segnato sulla mappa la struttura più alta della zona. Non cadere. Perfetto. Posso attivare il bat scanner e cercare i lavoratori. Sono riuscita a intercettare una comunicazione radio tra lo spaventapasseri e questo cavaliere di Arkham. Te la trasmetto. Ce l'avevo nel mirino. Potevo chiudere la partita. Non è ancora annientato, ma ci manca poco. No, ho aspettato abbastanza. Batman morirà stanotte. Perché lo odi così tanto? Non sei mai riuscito a capire. La vendetta è vicina. Questa è la sua ultima notte. Me ne occuperò io. Hai idea di chi sia il Cavaliere di Arkham? Pare che voi due vi siate già incontrati. Mi sono fatto molti nemici. Mentre ho sentito un po' questo discorso fra il Cavaliere di Arkham e le Spade Passe, si capisce come lui ci odia tanto. E lui dice: come mai? Orc dice: come mai questo ti odiano tutti? Odia e Batman mi odiano tutti. Sono il buono, ovviamente. Comunque, da capire questo vantaggio chi possa davvero essere. Anche se in teoria forse la prima idea. Che mi sbaglio molto letto i fumetti di parlare di questa cosa. Vedi anche tu il piccolo solo dall'interno. Non è niente, un difetto di fumetti. Ora andiamo a salvare gli operai. No, uno è morto. Oracle, hanno ucciso un lavoratore. Diavolo, dobbiamo fermarli. Senti, ho violato le comunicazioni della milizia. D'ora in poi potrai ascoltare ogni canale di trasmissione. Grazie, Oracle. So come entrare con la Batmobile nel complesso. Pagheranno per questo. Tutti. Ora sì che Batman è arrabbiato. Però ora non prego a entrare la Batmobile di studio tutti quei corazzati che sono una grossa via, minaccia. Devo portare dentro l'auto. Sì. Ok. Porta principale aperta. State pronti. Sta arrivando un carro armato da $1 milioni. Abbiamo mandato un Diamondback nel cortile principale. Lo distruggeremo. Sono proprio ottimisti. Il tuo cannone da 60 mm penetrerà le unità corazzate, ma ci vorranno diversi colpi diretti per abbatterle. Wow. Ok, iniziamo a fare cacciara. Come aveva previsto, sta cercando gli ostaggi.
insieme. Ciascuno di voi ha un ruolo. Ciascuno di voi conosce il suo ruolo. Volete prendere questa bella città isolata? Entro un'ora voglio le nostre mani strette alla gola di Gotham. Sembra veramente che qua ci conosca molto bene. Cioè, vedi, aveva preso anche che noi siamo contati per salvare questo. Beh, ovviamente batte cerca di salvare tutti, però come fa a capire ogni nostra mossa? Vediamo un po'. Sì, faccio uscire un attimo, zio. Grazie al cielo, sei qui. Tenete le armi puntate su di lui. Se vi sembra che stia progettando di uscire dalla stanza, fate fuoco. E non mirate al simbolo, è solo un trucco. È il punto più corazzato. Mirate prima i punti deboli nella spalla, quindi aprite il fuoco sulle giunzioni tra le placche. Ti prego. Hai detto qualcosa? Non coinvolgerlo. Sempre a proteggere i deboli e gli indifesi. Ecco cos'amo di te. Sei scontato. È per questo che vinceremo. Possiamo prevedere ogni tua mossa. Sappiamo come pensi. Sai a cosa sto pensando ora? Scommetto che ti chiedi chi diavolo è quello. No. Sto decidendo quale di voi metterò al tappeto per primo. Per essere del tutto chiari, sappi che voglio ucciderti, ma prima vogliamo vederti soffrire. Abbiamo il bersaglio. Basta una parola e metterò fine a tutto questo. Gotham sarà nostra. Armi puntate su di lui. Se si muove, uccidete. Allora, noi siamo venuti, però veramente questa cosa sa tanto di noi. Sa molto, molto, molto di noi. Anche a questi punti deboli, a questi punti di forza. Cioè, ok, abbiamo fatto pulizia. Cioè, come sapeva anche i punti deboli della nostra armatura? Non è uno che ci conosce per forza. Ok, non è stato questo. Quindi ora mi lasci andare. Amore, ti usci salvo la vita, dai. Ora sei al sicuro. Non ne hai la più pallida idea, Batman. Crane, lui... Calmati e raccontami ciò che sai. Lo stabilimento è in funzione da ore. Sono entrati con camion, armi, soldati e in più sostanze pericolose. Sapevano che cosa facevano. Sta producendo la sua tossina su vasta scala. Sono guai. Guai seri. Parliamo di una nube di gas in grado di coprire l'intera costa orientale. Dov'è lo spaventapasseri? Io non ne ho idea. So solo che sta proseguendo col suo piano. E che ha uno stramaledetto esercito. Siamo spacciati, Batman. Lo fermerò io, ma prima ti tirerò fuori. Aspettami alla Batmobile. Trovato lo spaventapasseri? Non ancora. È peggio del previsto. Quanto peggio può essere? Sta costruendo una bomba che ricoprirà di psicotossina l'intera costa orientale. Porta gli uomini fuori da qui. Vai alla centrale e asserragliatevi. Tieni tutti dentro. Toglierò i miei uomini dalle strade, ma resterò qui. Se trovi qualcuno, portalo da me. Jim, è troppo pericoloso. Lo fermerai, ne sono certo. Ok, quindi sembra che lo spaventapasseri sia creando un'arma che possa attaccare tutta la costa orientale, che per essere, diciamo, papà sono le 13 colonne, quindi la zona dell'America Sud, da New York, porterò dal commissario Gordon. Da New York fino alla Florida. E sembra cosa fare, ma io ancora sono ancora curioso di sapere chi possa essere in questo tenere di Arkham. Ho un'idea. Signorino, ci sono blindati della milizia in tutta la città. Gotham è invasa.
Se non fermo la bomba di Crane, non ci sarà una città da salvare. Ed ecco il primo. Ottimo lavoro. Sapevo che non ci avresti deluso. Non è ancora finita, Jim. Torno a prendere gli altri. Comunque il tizio di serie che è stato malmenato proprio per farlo lavorare. Ovviamente Crane è un esperto di chimica, ma cioè, non è il professore, né il professore di psicologia, ma insomma sa quello che fa. Nel tempo cerchiamo di andare da sopra a fare Bandoria. Breccia nel perimetro e Batman! Qui c'è una cosa che mi... Oddio, chi sono questi? I ninja. Pure i ninja. Possiamo usare la Batmobile per volare. A tutte le unità rimaste, evacuazione finale da... I droni hanno attaccato la zona di carico. Le Diamond Back a supporto. Con un terzotto, non si è distrutto, ok. Mancano gli ultimi. Quello lì è molto perspicace e intelligente. Sa che sa essere sconfitto. No. Rompere. Ecco qua. Sono già due operai morti. Avrei dovuto fermare tutto questo. Batman, è colpa tua, dai. Batman, senti, ho parlato con Robin. E credo che dovresti accettare il suo aiuto. Hai di fronte un intero esercito. Ha ragione. Siamo una squadra. A Gotham serviamo entrambi. Me la cavo da solo, Robin. Ti ho detto cosa devi fare. Fallo e basta. Non adesso. No, adesso. Sai cosa c'è in gioco. Devi rimanere concentrato. O le cose peggioreranno. E anche molto. Ecco, c'è Bot che... Non dovresti essere così duro con Tim. Vuole solo aiutare. Non farti condizionare dai tuoi sentimenti per lui. Credi che io lo voglia là fuori in pericolo? Preferirei saperlo al sicuro, ma potrebbe aiutarti. Se Robin non salva quelle persone, le conseguenze non saranno meno pericolose della bomba di Crane. Comunque, sai che Batman si è davvero preoccupato di qualcosa? Forse io sono... Nelle vecchie serie c'è la Batman è stato venato dal... Ci vede, benissimo. C'è cioè, cosa legato al fatto al Joker che ci abbia avvelenato e quindi ora Batman cerca che a Tim Drake di trovare una cura. Ok, per esempio prendiamo la Batmobile. Mi sa di sì. Siamo a tre vittime. Questi animali la pagheranno. Li fermeremo. Come sempre, dico bene. Non sarà facile, Barbara. Questa è davvero una prima guerra. Cioè, abbiamo tutte i malvitosi di Gotha contro di noi. Certo, alcuni come Ivy, poi sono Ivy o qualcun altro. Però non so chi possa esserci l'aiuto. Che si è aperto di che ci sarà. Sta parlando dalla Batmobile. Cosa sono fatto? Forza di terra! Fammi assai la tecnica nostra! Corri di guardia e posti di blocco sono completamente operativi! Ora voglio un'unità di attacco su Niagari! E un drone di pattuglia in ogni dannato vicolo! Dai, come è arrabbiato? Ma è questo qui? Come ti avere tutti questi soldi per avere tutti questi armamenti? Madonna. Ecco, l'ascensore. L'ascensore non va più in alto di così. Ok. Poi vedi, come ha fatto questo avere tutte queste armi? Cioè...
insomma, sono delle cose costose. Bruce Wayne è Bruce Wayne, la Enterprise è ricchissima, però cioè chi è questo ad avere tutti questi agganci, soldi, tutte queste armi di alta tecnologia? Ed è tutto molto simili alla Batmobile e anche... che penso, vabbè... è tutto sappia tanto di Batman. Dai tu, in piedi! Vabbè, c'è un... c'è uno vivo. No, ti prego! Ho detto muoviti! Ah, che maledetti! Allora... dilli, perfetto. Guarda che basta. Che disgrazie che sono. Di tempo di educazione. Sembra quei genitori che picchiano. Vieni. È come tua! Che fai cattivo? Ben ben! C'è una cosa che non capisco. Se quel cavaliere sbuca da tutta e crea subito un esercito così grande, deve essere giusto con suo. Allora togliamo quando mai sentito. Esatto, cioè... lo so solo io, ogni supercriminale della ok. Lo dico. Miliardi di dollari. 3 miliardi per prendersi Gotham. È un po' troppo. Ma il suo obiettivo non è Gotham, è Batman. Oh, che multicappotere, anche se che non qua è mai. Solo uno. Ecco, tutto a terra. Tutto giù per terra. Dove è il tizio? Eccoci qui, amico. Tutto bene? Tutto ok. Sei in salvo? Sei in ritardo. Siamo tutti spacciati. Sai della bomba che sta costruendo? Dove si trova? Hanno detto che si trova al miscelatore centrale. Sai cosa significa? Si prepara a rilasciare la tossina. Ho visto cosa fa quella roba alle persone. Se il gas finisce là fuori, sarà il caos. Non permetterò che accada. Ti tirerò fuori. Vai all'ascensore. Jim, il secondo laboratorio è a posto. Vengo da te. E lo spaventapasseri? È al miscelatore centrale. Appena i tecnici saranno in salvo, vado a prenderlo. Lì è l'inferno che penso? Peggio, Jim. Ma lo fermerò. Hai la mia parola. Ok, proviamo a stoppare questo tizio. 2 su 3. Purtroppo non è colpa nostra. Dio, siamo bloccati qui! Questo ascensore è l'unica via d'uscita ed è andato! Tanto qua, amico, ci penso io, ci penso. Batman e i suoi agganci. Agganci. Qui zio. Cosa? Alfred. Ho visto, sir. Le prime scansioni indicano che il velivolo non ha pilota ed è telecomandato. Blocco armi disattivato. Dai che è l'ultimo? Sì, sì, a terra, a terra, a terra. Ci abbiamo fatto, mi sa. Sì? Perfetto, ok. Andiamo a dare questo ultimo. Non hai vinto. Stanotte la pagherai. Per ogni cosa. Per ogni cosa. Ma io neanche ti conosco. Rain sta preparando la bomba nel miscelatore centrale. Mi serve un modo per entrare. Subito. Ci sto lavorando, ma mi servirà ancora qualche minuto. Trovalo, Barbara. La calma è la virtù dei forti, non lo sapevi? Pare di no. Vabbè, il tempo è quello che è. Il tempo è quello che è, dobbiamo cercare di fermare. Comunque, davvero, è arrabbiatissimo questo. Non vuole perdere, sa. Questi due sono stati fortunati. Gli uomini di Crane hanno ucciso gli altri. Bastardi. Portali alla centrale, ma fai attenzione, Jim. La milizia è in tutta Gotham. Che cosa pensi di fare? Mostrerò a Crane cosa succede a chi porta scompiglio nella mia città.
Bene ragazzi, dopo questo bel discorso incoraggiante di Batman e dopo aver incontrato un nuovo nemico misterioso, penso possa concludere qui il video. Invito a lasciare un like in caso questo vi sia piaciuto, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, iscrivervi e attivare la campanellina in caso non l'abbiate fatto per ricevere notifiche sui video che usciranno. Inoltre vi ricordo che di seguirmi su Twitch dove fare live e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così da sapere più sul mio lavoro, quando usciranno i video, quando usciranno nuove live e vi dicendo. Bene ragazzi, con questo sono concludere e al prossimo episodio. Basta, chiudo.